Ciao ragazzi, sono Antonella di GameSpeed e oggi vediamo insieme che cosa è successo durante la conferenza di Square Enix. Allora, sì, c'è stato un altro trailer per Kingdom Hearts 3 rispetto a quello di Sony, perché effettivamente era stato mostrato un video riguardante Frozen. E Square Enix continua quindi con la presentazione di Frozen e dei suoi amici. Dragon Quest, si parla delle due edizioni per PlayStation 4 e PC, quindi niente di speciale. Diciamo che per i fan di Dragon Quest, beh, potrete scegliere le edizioni che preferite. Si continua a parlare di Life is Strange, The Awesome Adventure of Captain Spirit, vabbè, il mio inglese è come il mio italiano, insomma, infatti non so se sentite il piccolo accentino francese. Sì, diciamo che è un modo per farci aspettare Life is Strange 2, perché lo aspettavamo durante questa conferenza e purtroppo. Invece niente, un po' come Final Fantasy VII Remake, è stata un po' una grande sola. Octopath Traveler, un titolo interessantissimo per Nintendo Switch, che fra l'altro personalmente aspetto con impazienza, che uscirà il mese prossimo. Qui ritroviamo tutta Square Enix, perché diciamo che ci stanno meccaniche molto simili ai vecchi giochi di Square Enix. Si continua a parlare come sempre di Final Fantasy XIV, vabbè, lo sappiamo. Poi Nier Automata, un nuovo DLC, che può essere, cioè, per i fan può essere interessante. Just Cause 4. Sì, ci stanno nuove immagini interessanti del gioco. Babylon's Fall, non si sa ancora che cosa sia, però diciamo che si aspettano maggiori informazioni, quindi sempre su PC e PlayStation 4. The Quiet Man, quindi The Quiet Man, anche questa è una nuova IP d'azione, quindi che parla delle disavventure di un ragazzo non udente. Non si hanno ancora maggiori informazioni, ma è sempre previsto per PC e PlayStation 4. Kingdom Hearts 3 ne abbiamo già parlato. Shadow of Tomb Raider, invece, diciamo, è stata la parte più importante di tutta la conferenza. Tra l'altro hanno iniziato con questo titolo aspettatissimo dei fan di Lara Croft. In linea generale, questo è tutto ciò che abbiamo visto di Square Enix, quindi niente Final Fantasy VII, come abbiamo già detto in precedenza, e purtroppo niente Life is Strange 2. Continuate a visitare il sito, perché noi durante le 3 lo teniamo regolarmente aggiornato. E niente, ci vediamo alla prossima.